Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Oggi siamo qui per parlarvi di Little Nightmares 2, gioco horror rompicapo d'azione ed avventura, sviluppato da Tercier Studio e pubblicato da Bandai l'11 febbraio 2021 per PC, PS4, Xbox One, Switch e Stadia, e prossimamente arriveranno anche le versioni next gen. Non faremo nessun tipo di spoiler, possiamo solo dirvi che il gioco ufficialmente è stato presentato come un sequel, ma che effettivamente sembra più un prequel. Per quelli che lo hanno già giocato o vogliono scoprire segreti in più, vi invitiamo a guardare il nostro video spiegazione qui in scheda. Il gioco ci mette nei panni di Mono, bambino con un sacchetto di carta in testa, che si risveglia in una foresta trasportato lì da un televisore. Proseguendo incontreremo Six, bambina protagonista del primo Little Nightmares, che ci accompagnerà per tutta la nostra avventura da incubo. Tuttavia Six non sarà in alcun modo controllabile, né giocando in singolo né in una modalità coop, assente per evitare di smorzare la tensione. Come per il suo predecessore, Little Nightmares 2 ha 5 capitoli, ognuno con diversi orrori da scoprire. Partendo dal bosco, arriveremo in una scuola, in un ospedale e infine in un quartiere di condomini che ci condurrà alla Signal Tower, nostra meta finale. Il gameplay è rimasto pressoché invariato, se non per alcune migliorie che facilitano un po' il gioco, come ad esempio la possibilità di posare in tasca le chiavi raccolte, in modo da dedicarci a risolvere le varie situazioni senza preoccuparci di trasportare manualmente la chiave o l'oggetto. I vari puzzle presenti sono tutti abbastanza intuibili, difficilmente vi bloccherete durante l'avventura. Quello che c'è da fare è tutto molto chiaro e scorrevole, salvo due o tre situazioni. Come per il suo predecessore, anche in Little Nightmares 2 ci saranno boss diversi a dominare la zona del capitolo. Nel gioco in ogni caso non si combatte mai, se non per alcuni nemici presenti all'interno della scuola, affrontabili un po' come i bambini ombra presenti nel DLC Secrets of the Mow. Anche la longevità del gioco è più o meno identica al primo capitolo. Circa 6 ore per completare la vostra prima run, esplorando il tutto abbastanza bene. Tuttavia, la scarsa longevità non è da considerarsi come un difetto, anzi, siamo sicuri che una durata eccessiva andrebbe a rovinare l'intero titolo, che invece riesce ad accompagnarvi in modo perfetto, trasmettendo tensione e paura, che crescono con l'avanzare del gioco. Durante la sua fuga, Mono raccoglierà vari cappelli, che potrà indossare al posto del sacchetto di carta, e inoltre sono presenti delle anime di bambini sotto forma di fantasmini neri, e trovandoli tutti si avrà accesso al finale segreto del gioco. Graficamente, la realizzazione dei personaggi e dei luoghi resta memorabile e affascinante, come per quella vista nelle fauci con Six. Musiche ed effetti sonori impeccabili e coinvolgenti come sempre, del resto quando una cosa funziona bene, perché cambiarla? Non c'è molto da dire su Little Nightmares 2, se non quello di giocarlo il prima possibile e di fare lo stesso anche con il primo Little Nightmares più DLC, se ancora non l'avete fatto. Ovviamente entrambi i giochi sono presenti completamente qui sul nostro canale. Secondo noi Little Nightmares 2 è un piccolo capolavoro che riesce a tenere testa alla fama ottenuta grazie al suo predecessore. Entrambi i giochi sono coinvolgenti e dannatamente interessanti. Unica pecca è l'assenza di una modalità coop locale che, pur smorzando un po' l'atmosfera, e alla fine neanche più di tanto, avrebbe reso ancora più contenti noi e tutti gli amanti dei giochi multiplayer. Non facciamo spoiler, ma possiamo dirvi che non vediamo l'ora che esca un DLC o addirittura un Little Nightmares 3. Grazie mille a tutti per essere stati con noi, vi invitiamo come sempre a lasciare un like, condividere e iscrivervi. Alla prossima!